Di nuovo insieme a SOS Arezzo TV, siamo tornati in Viale Santa Margherita con Beppe Marconi. E siamo sempre per le buche. Sempre uguale. Sì, vedi, no, hanno rimesso le transenne perché io passo un po' spesso da questa strada adesso. Guarda che bella Dino Spider che arriva, guarda. Mica me l'ha rubata a me. Non è la tua? Secondo me è la tua. No, no, oh, mi scherziamo. Io passo un po' per questa strada spesso. E hanno rimesso le transenne adesso perché non c'erano anche le transenne, sì, questi giorni. Transenne che non è che proprio la mettano molto in sicurezza, perché assolutamente sei no. La sfortuna di cadere in mezzo alle tra una transenne non e l'altra. Non c'è poi neanche un segnale di lavoro in corso, niente, assolutamente. Uno si trova sulla destra queste transenne e lo strapiombo sotto, che effettivamente è pericoloso. Sì, adesso è pericoloso anche attraversare, ma il nostro Fabio attraversa, lo attraverso anch'io. E vedete, l'abbiamo già fatto vedere l'altra volta che è profondo. Sicuramente dei lavori importanti a livello. Sono spente? O forse spero che di notte funzioni, non lo so. Se comunque è bello profondo. Ah, mamma mia! Quindi se vai con la macchina, dici cappotti, vai fino laggiù dentro, dici spelliscono direttamente. E poi chiudono. Ti portano ai calcini. Poi chiudono. Comunque hanno fatto dei lavori che sono rimasti più o meno uguali all'altra volta, mi sembra. Esatto. No, non sta fatto niente. Niente. Tutto fermo da oltre più di un mese, più. Esatto. Un mese e mezzo. No, no. Più. Sarà tre mesi che fermo. Addirittura tre mesi fa eravamo stati qui. Sì, passa il tempo. Passa il tempo. E non è stato fatto assolutamente niente. Hanno fatto questo lavoro importante perché per quando piove, eccetera. Esatto. E poi però è stato lasciato tutto così. Esatto, qui è un posto che purtroppo alluviona abbastanza frequentemente. Famosa questa zona. Però una cosa è fare i lavori, giustamente che vengono fatti, ma va messa anche in sicurezza. Qui effettivamente è pericoloso, è molto pericoloso. Sì. Ma pensano di notte in una bicicletta, sì, una motocicletta, ci si ammazza tranquillamente. Anche in macchina perché ci balti e fai felice dentro. Ma non lo so, questa impresa, che poi chi è responsabile qui? Il comune? Il proprietario della strada sicuramente è responsabile con l'impresa. E chi è il proprietario della strada? Il comune. Questo è il comune. Quindi il comune è responsabile, come è responsabile l'impresa che ha effettuato il lavoro per non aver messo in sicurezza il cantiere. Ma qui la ASL non ci passa mai. La ASL, dici tu? Sì, perché i cantieri li verifica la ASL. Non ci passa mai. Esatto, no. Io che non ci passo mai nessuno, boh, mi sembra strano. Qualche dipendente ci sarà dell'AS che passa di qui, oddio, deve essere appositamente del settore infortunistico, però sicuramente c'è. Ma non però lo so. Per messa in sicurezza che cosa si intende? Bastano delle transenne così o ci vuole dell'altro? È un po' giù quella macchina. Vabbè, non, tu sei fissato, Dicevo, per la messa in sicurezza bastano transenne messe così o serve dell'altro? Dai, ma che scherzi. Scherzi, mi piace scherzare. Qui ci deve essere fatto delle segnalazioni prima, lavori in corso, limiti di velocità, strada stretta. E poi qui ci ha messo una serie di protezioni, ma abbastanza fisse e lontano dal bordo, in modo tale che comunque sia uno sta tranquillo. Questo è veramente, dai, meglio non ci si ritrova. Non è che questo è, voglio fare un tunnel che si ricollega all'acquedotto Vasariano. Caldo hanno scoperto male. Caldo. Hanno scoperto magari che c'è un caldo fa stare caldo fa male. A certi elementi fa male il caldo, sei uno di quelli. Tu. Può darsi. Sei tornato da Ibiza, c'era prezzo caldo. Non sono Ibiza, intanto. Dov'è? Scusa. New York. Insomma, per là. Per là. Sulle Baleari. Nelle Baleari, sì. Bene. Comunque, qui la situazione è rimasta sempre uguale. Ci informeremo e vi aggiorneremo la settimana prossima, visto che abbiamo fatto due... Diciamo al nostro operatore di venire stasera dopo scena a verificare se questi funzionano. Ah, sì? Bah, a vederlo così ho qualche dubbio. Comunque, non vogliamo mettere... No. Fregna la provvidenza. Esatto. Comunque, vi aggiorneremo la settimana prossima, visto che abbiamo fatto due SOS qui anche. L'altro di là non c'è neanche più. Come? Di là non c'è neanche più. Non c'è neanche più l'eventuale segnale luminoso. Vi aggiorneremo la prossima settimana per sapere che cosa sta accadendo qui. Va giusto? Bene. Speriamo. Sentiamo questo aggiornamento. Informati. Certo. No, ma guarda, il comune devo dire che a domanda risponde. Ok. Quindi sentiremo la risposta. Va bene. Ciao. Ciao.